sportivi, buonasera, saluto da parte di Parola del Genio, Maurizio Sinopoli, regia per questo appuntamento con 4-4-2, si gioca tanto, si è di nuovo pronti tutti per una giornata di campionato, la decima, che inizia stasera con Bologna-Inter e domani vede protagonista praticamente tutte le altre squadre, ci sarà poi un posticipo al giovedì tra le squadre protagoniste domani, il Napoli al San Paolo, lo sapete tutti, con il Palermo, quindi si gioca tantissimo, vediamo anche quali saranno le scelte di Sarri, che oggi in conferenza stampa ha fatto capire che probabilmente un paio di giocatori potranno essere cambiati, difficile capire chi, però Mertens, Gabbiadini, Kirikesh, non lo so se anche che Lopez, sono tutti giocatori che hanno qualche possibilità di poter andare in campo in una turnazione ridotta rispetto a quella infrasettimanale dell'Europa League della scorsa settimana, perché chiaramente è campionato, perché sono tanti a lottare, perché bisogna andare avanti con il gruppo che ha fatto grandi cose, anche se gli altri hanno vinto poi in Europa League, il gruppo che ha fatto grandi cose, il gruppo che nelle ultime 6 partite di campionato ha vinto 5 volte e pareggiato una, e nelle 5 vittorie sono stati schierati sempre gli stessi 11 inizialmente. Impossibile continuarlo a fare, anche se però Sarri ha detto di voler parlare con i giocatori e vedere la loro disponibilità. Tutti diranno stiamo bene, ce la facciamo, poi lui vedendo l'allenamento tirerà le conclusioni. L'allenamento l'avrà visto a questo punto e le conclusioni credo saranno già praticamente state tratte da quello che ha visto e da quello che ha sentito nei colloqui individuali con i singoli calciatori. Iniziamo il nostro filo diretto 081 546 6873 per le telefonate, SMS e WhatsApp 347 490 0005. Apriamo con Alessandro. Ciao, buonasera. Ciao Paolo, buonasera. No Paolo, io volevo dire un paio di cose. La prima, giustamente a Napoli abbiamo una scaramanzia che l'ha fatta padrona, è giusto così, però io credo onestamente le squadre che tra virgolette a inizio campionato erano davanti al Napoli come organico, come aspettative, come soldi spesi, come tutto, vabbè, mettiamo tutto nel calderone. Sì. Onestamente mi sembrano squadre non alla pari, attualmente Napoli è superiore. Perché io ho visto giocare la Fiorentina. Come gioco, non ci sono dubbi. Come organico. Come gioco. Sì. No, lascia stare l'organico, io parlo come gioco. Come gioco come non ci sono dubbi che Napoli ha fatto delle cose che non hanno fatto grinta, gli altri. Come tutto, cioè no, Paolo so se è venuto a Napoli ha detto che doveva vincere lui, l'ha no, vinto solo lui. Il secondo tempo dice tutt'altro, il primo. Bravo, domenica sera ha detto che doveva vincere lui con la Roma. Io ho visto la partita, onestamente la Fiorentina ha fatto un tiro al 90esimo. No, io avevo visto che aveva difficoltà a concludere, però poi lui stesso mi sembra abbia riconosciuto che le difficoltà maggiori le ha incontrate a Napoli, mentre con la Roma Roma si è chiusa con tanti giocatori dietro, e questo mi è parso di vederlo anch'io, che ho visto poco partita. Però poi su un calcio d'angolo prendi il contropiede, uno sì, quello sì, si è convolto praticamente, non con Gervinho. Vabbè, detto questo, io l'Inter si ha vinto col Cagliari, Atalanta, poi ha incontrato le squadre forti e si è afflosciato. Il Milan io non lo considero proprio. La Juventus è quella che è, scusate, ma perché noi ci dobbiamo ridimensionare? Nel senso che, perché noi dobbiamo dire, noi siamo tra le squadre che possiamo vincere lo scudetto, che poi arriviamo terzi, andiamo in Champions, siamo tutti contenti, va bene, ma il Napoli è una delle squadre che può ambire a vincere lo scudetto. Io ho detto, ho sentito gente che il Sassuolo può andare in Champions League, ma se il Sassuolo può andare in Champions League, no, il Napoli non potrebbe vincere lo scudetto. Ma guarda, dice, io sai come la pensi, io penso che veramente può sembrare un discorso da allenatore del Napoli, quale non sono, però io condivido io credo agli allenatori. Qualcuno pensa che gli allenatori a volte, come ha fatto per esempio oggi Sarri, parlino in un certo modo, cioè cerchino di calmare l'ambiente perché non vogliono sbilanciare. Sì, ma no, ma secondo me invece non è. Invece secondo me è semplicemente la pura verità. Quando lui dice io non penso ad altro e con i giocatori non parlo d'altro che della prossima partita, giustamente. È la verità, perché questo si deve fare nel calcio. È inutile noi ci mettiamo a parlare di Napoli, Roma che si gioca fra un mese o dello scudetto della Champions. Noi dobbiamo vedere come fare per giocare nel migliore dei modi domani sera col Palermo. Noi tifosi, se io sento il tifoso del Sassuolo che dice io posso andare in Champions, dico aspetta un attimo Giovanotto, ma tu non tieni qua in Nam Sic Kai. Ma guarda Alessandro, Alessai, due discorsi, ti saluto intanto, ciao, grazie. Ciao. I due discorsi si somigliano molto, perché il fatto di essere ambiziosi invece di dire voglio vincere lo scudetto, voglio andare in Champions e voglio giocare tutte le partite per vincerle con quella mentalità, alla fine se vedi il discorso è uguale, no? Perché se uno vuole vincere, pensa di poter vincere, va in campo per vincere tutte le partite, ma se le vinci tutte che succede alla fine? Succede che 3 più 3 più 3 i punti
punti, no? Ti portano a farne talmente tanti che hai ottenuto quello che tutti quanti speriamo il Napoli possa ottenere. Luciano in diretta con noi, ciao Luciano. Ciao Paolo, sono appunto Luciano. Beh, io volevo fare un altro tipo di intervento, ma in parte voglio collegarmi a quello che diceva l'amico prima. Sì. Dunque, io credo che dire oggi che il Napoli sia più forte, meno forte, stia giocando benissimo, questo ovviamente è sotto gli occhi di tutti, soprattutto di noi che amiamo questa squadra, credo che sia, diciamo, fondamentalmente inutile, se non perché il discorso fondamentale è legato a una parola che si chiama equilibrio. Sì. L'equilibrio vuole che nei momenti buoni noi dobbiamo restare con i piedi a terra, per quanto ovviamente godiamo di questo momento particolarmente buono, ma esige anche restare con i piedi a terra e quindi non, diciamo, sprofondare sottoterra quando le cose andranno male. Noi chiaramente da tifosi facciamo gli scongiuri e speriamo che il momento negativo non arriverà mai in questa stagione, però è storia del calcio che tutte le squadre, anche la Juventus negli ultimi 4 anni, ha vinto sì gli scudetti, ma ha attraversato, se andiamo a vedere un attimo la situazione, momenti infatti di... infatti ora... se ci sarà, anche io spero come te che non ci sarà, ma se ci sarà il momento negativo, lì la dimostrazione che dovrai dare la grande squadra sarà di fare lo stesso punti. Esattamente, quindi la cosa importante sarà fare punti, non quando si gioca bene, perché lì è facile, normale, sì. Adesso è facile, quindi io non mi attacco troppo a questo momento. Io spero che Napoli riuscirà a fare punti quando, speriamo più tardi che mai, capita la giornata, il momento il periodo negativo difficile. Ho il periodo difficile e si riuscirà comunque a portare qualcosa a casa. Sono d'accordissimo, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ciao. Luciano, Rosario in diretta con noi. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera a te. Dottore del Greco, complimenti. Ciao, per la grazie. Sei sempre un grande. No, quello che ci tenevo a dire è un po' a richiamare la prima telefonata che hai avuto. È questa qui, mai come quest'anno con Sarri ci siamo portati alla griglia di partenza con la testa sgombra, libera di pensieri, e quello che sarebbe venuto sarebbe stato tutto di guadagnato, perché parliamoci chiaro, dopo 2 anni di Benitez, dopo che comunque sia si rivoluziona il gioco, dopo che comunque l'anno scorso tra virgolette siamo andati vicino a un bel po' di obiettivi, però poi puntualmente siamo venuti meno, è come se quest'anno si fosse resettato tutto. Io non ti nascondo che all'inizio ero molto titubante nei confronti di Sarri, ma continuavo a dire io le prime 7-8 partite non le vedrò, perché non mi sentivo di giudicare. Fare un giudizio definitivo, sì, è certo, è giusto. Nelle prime 7, poi ti devo dire la verità, mi ha stupito l'impronta che è riuscito a dare ai calciatori, soprattutto al gioco, soprattutto in tempi molto brevi, stretti. Sì. Quello che dico, perché adesso dire possiamo lottare per lo scudetto? Cioè, a me interessa che domani giochiamo bene o male col Palermo e prendiamo i 3 punti. Poi dopo la prossima, a Genova, è quella la strada. Il sogno di metterci in testa lo scudetto, se verrà magari, però voglio dire qual è la cosa bella ora è giocare bene e vincere come stiamo facendo. Sì, perché poi sappiamo bene che il pubblico di Napoli, me compreso, non abbiamo ancora quella maturità che malaguratamente facendo i dovuti scongiuri ci quella fossero dei risultati negativi, cominceremo a rimettere nel dubbio tutto. Grazie Rosa. Vabbè, ti saluto, complimenti. Grazie, ciao, ringrazio. Ciao. Quella che tu chiami mancanza di maturità, può essere chiamata giustamente così, è anche tutto sommato un fatto di scarsa abitudine, perché purtroppo per noi non siamo abituati, no, a lottare, perché ci è capitato raramente, quindi dobbiamo farla questa abitudine, speriamo che possa diventarlo nei prossimi anni. Alessandra in diretta con noi, ciao, buonasera. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Io volevo parlarti invece della genialità di Hamsik, un plauso sicuramente a Higuain che è un fuoriclasse, Insigne, ma Hamsik quest'anno veramente sta mostrando tutta la sua bravura, sicuramente tattica, ma intelligenza, perché molte volte potrebbe tirare, non lo fa, e invece va in profondità facendo degli assist che sono delle chicche. E poi alla 10ª giornata parlare di scudetto veramente mi sembra... È presto, poi siamo in tanti. Presto, infatti. Volevo sapere di Hamsik. Su Hamsik ti rispondo subito e ti ringrazio. Ciao, grazie. Ciao.
Allora, su Amsic io sono d'accordo, a me sta piacendo moltissimo Amsic, fa niente se fa un gol in meno, un assist in più o vince un contrasto in più, se la squadra vince, gioca bene, lui gioca diciamo così per ridurla con un voto come quando facciamo le pagelle, gioca quasi sempre verso il 7 a crescere, non a scendere. A me sta benissimo, è un centrocampista che sta iniziando a fare molto anche nella fase di manovra, da una grande mano a Jorginho in fase di impostazione, poi all'assist ce l'ha, poi il gol non l'ha fatto, ma sappiamo benissimo noi qui a Napoli che ce l'ha, e sta mettendo qualche volta anche quella grinta, quella determinazione, vincere qualche contrasto che in passato non aveva fatto tanto, quindi mi sembra in questo momento il profilo e la scheda tecnica di Am si corrisponda alla scheda tecnica di un centrocampista completo, e questo è un segnale molto importante per lui e per il Napoli. Continuate a scrivere 347 490 0005 e a telefonare 081 546 6873. Noi torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui di nuovo in diretta. Dino 81 dice: quando manca Allan Noamsic, Jorginho mezzala con Valdifiori centrale, sì, può farlo, l'ha fatto anche nel Verona, però qualche volta deve riposare, quindi quando gioca Valdifiori penso che sia la volta che meglio che Jorginho riposi, comunque come ruolo sì. Poi Stefano da Roma mi chiede: il giocatore tecnicamente più forte del Napoli? Poi la tecnica dipende, complessivamente la risposta mi sembrerebbe facile, direi Higuain, perché c'ha tutto, c'ha tiro, c'ha dribbling, c'ha controllo in velocità, e quindi direi Higuain, però altri giocatori tecnicamente per il loro ruolo sono comunque dei giocatori di primissimo livello, anche Lorenzo Insigne ha una tecnica straordinaria, Marek Hamsik da centrocampista ha una tecnica straordinaria. Il cambio di modulo, dice Severino, ha influito fino a un certo punto, poi lo stato di forma è importante, le cose sono tutte combinate, tecnico, tattiche, psicologiche, fisiche ovviamente, secondo me. Poi Jenny dice: speriamo bene, si può iniziare a sognare, i napoletani lo meritano. Francesco Dal Vomero manda un messaggio che non capisco sinceramente se è ironico o no: non credi che Sarri sia solo fortunato? Sono un grande cultore di calcio. Allora, se non devo cogliere ironia in questo messaggio, Francesco, ti dico che la fortuna può darti una mano, ma insomma se le tue squadre nel caso di Sarri riescono a sviluppare quel calcio, significa che ci sono degli insegnamenti importanti, dei principi importanti rispettati, la fortuna poi fino a un certo punto. Poi tra l'altro io non ho visto episodi particolarmente fortunati nelle partite che hanno portato il Napoli a ottenere risultati, quindi sulla fortuna può esserci, poca forse, non molta, ma che sia solo fortunato la risposta è troppo facile, no, non è possibile che sia solo fortunato. Scaramanzia non ne vuole sentire parlare Luca Letizia: mi sto divertendo nel vedere giocare il Napoli. Napoli non è dipendente da Higuain e Insigne, se si fermano questi due è in grado di andare avanti, vabbè, però abbiamo visto per esempio in Europa grandi cose fatte anche con gli altri, poi è chiaro il livello di partite era meno difficile, però comunque gli altri soprattutto in attacco le alternative sono di primissimo piano. Certo Higuain non è uno facile da sostituire. Mica ci fa guadagnare punti, pensiamo partita dopo partita, la prossima la più importante, dice Carmine, non pensiamo allo scudetto, partita dopo partita. Poi c'erano altri messaggi interessanti: Massimiliano Foristo, visto la partita di Europa League, Valdifiori gioca 10 metri dietro in fase di postazione e spesso si impiglia nella difesa a 4, non riesce a rendere, vorrei sapere il tuo parere. Ma il mio parere è che gioca un po' più basso di Jorginho, perché non ha quella forza che ha Jorginho nell'andare a pressare, nell'alzarsi, nell'andare a cercare in pressing il recupero palla, quindi è un poco più bassa la sua posizione così ad occhio. Giovanni da Casoria: hai fatto presente a Sarri nella tua domanda la differenza quando si gioca contro la difesa schierata? Il gol col Chievo è arrivato a difesa schierata e tante occasioni sono arrivate a difesa schierata, quindi ora lui aspetta. Ti ringrazio per i complimenti Giovanni da Casoria, un gol su palla inattiva, ci siamo andati vicino, anche di questo si è parlato oggi in conferenza. Pachi aspetta altre partite, avanti Napoli con tutto coro, chiude così. Vito Meledandri dice: magari Napoli riuscisse a vincere lo scudetto, puoi elencare il girone di ritorno del Napoli? Grazie. Anche qui il messaggio non è chiarissimo, se intendi dire che il girone di ritorno tutti i big match sono fuori, sì d'accordo sono fuori, ma il Napoli può tranquillamente fare risultato anche fuori nei big match, perché no? Se il tuo messaggio era riferito a questo, io direi che il calendario, risponderei in maniera laconica, il calendario del girone di ritorno è inutile elencarlo, è quello del girone d'andata invertendo il campo, per rispondere insomma in maniera molto semplice a questa tua domanda, perché non do grande rilevanza al risultato al calendario delle squadre per capire dove possono arrivare, sono tante altre le componenti più importanti. Francesco in diretta con noi. Ciao caro Paolo, buonasera. Buonasera, ciao. Ciao, allora volevo dirti una cosa, sento parlare molto spesso del discorso delle rose, no? Dicono sempre, vabbè, Napoli sta giocando bene, però
la rosa del Napoli non è forte come quella della Roma, non è forte come quella dell'Inter, eccetera. Allora ti faccio una domanda: Szczęsny, Reina, chi è più forte? No, ma Vigne, no, non facciamo tutto, non ce la faccio a fare tutto l'elenco. No, però per dirti lo spunto è questo, cioè sì. Secondo te veramente la nostra rosa è... Non lo so, allora la Roma ora, la Roma diciamo era nettamente inferiore al Napoli sull'attacco, perché fin quando il centravanti della Roma è Totti, il centravanti del Napoli è Higuain, la differenza è di 20 gol all'anno. Invece ora con Dzeko si incomincia a carburare uno che ne può segnare tanti. Salah non ce l'avevano l'anno scorso, Iago Falche non ce l'avevano l'anno scorso, secondo me l'attacco della Roma è migliorato. A centrocampo in condizioni normali hanno più centrocampisti di noi, poi certo ora non c'è Strootman, non c'è Keita, però hanno delle alternative importantissime, hanno Engolan, De Rossi, Pjanic, quindi centrocampo per me complessivamente come organico la Roma è più forte. E difesa i nostri ora stanno facendo bene, però di partenza Manolas è un giocatore che noi non avevamo, poi se Koulibaly lo supera come per ora sta facendo siamo tutti felici. Ok, un'altra cosa, una curiosità che ti ho tormentato, io ho studiato, non risulta più un giocatore, ho capito, se vai su Transfer Market risulta un giocatore del Napoli, esatto. Se chiedi al Napoli dicono che non è più un giocatore del Napoli, non so sinceramente dirti. Però li vedi, cioè se andiamo a Castelvolturno c'è questo fidelletto? No, io non sono stato recentemente a Castelvolturno, se non per le... No, io vado, sono stato per le conferenze, gli allenamenti recentemente non li ho visti, ma mi sa che non c'è. Poi se qualcuno... cioè, non lo so sinceramente, ma non è né in organico, non c'è nell'organico del Napoli. Non c'è proprio. Non c'è, no. Ora avranno rescisso, non lo so, sarà disoccupato, non ti so dire. Grazie. Ciao, se qualcuno lo sa, magari va bene, va bene, va bene. Ciao, grazie a te. Ciao. Ancora un altro amico con lo stesso nome, Francesco. Ciao, buonasera. Sì, ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto volevo farti i complimenti per la pacatezza e la professionalità della trasmissione. Grazie. Ed è davvero un piacere ascoltarti la sera. Grazie. Volevo avere un tuo parere su due questioni. La prima, di solito si dice che diciamo una squadra inverte, cioè diciamo diventa diciamo a qualcosa in più quando ci sono tre elementi, diciamo uno in difesa, uno in centrocampo e uno in attacco. Sì. Io li individuerei in Reina, Allan e Higuain. Volevo sapere il tuo parere su questo. Ma sì, però diciamo come ruoli si parlava dell'asse centrale, ma sono cose che sono un po' cambiate nel calcio, perché una volta erano ritmi più lenti, oggi tutti i giocatori hanno la loro importanza, secondo me. Io non penso che Yusai, perché fa il laterale destro, è meno importante di Jorginho che fa diciamo così il regista. Ognuno deve fare bene quello che è il suo compito, quindi io do pari importanza a tutti. Poi è chiaro che il portiere che pare ti salva e il centravanti che tira invece di tirare fuori segna è più vicino a fare la giocata che ti porta i punti, questo sì. Certo, certo. E poi volevo sapere, sempre in relazione al fatto che diciamo non bisogna eccessivamente diciamo gloriarsi dei momenti positivi, ma non bisogna neanche diciamo abbattersi nei momenti negativi, volevo sapere il tuo giudizio su quanti a maggio, ce n'erano tanti nei social, sui giornali eccetera, speravano che partisse. Sinceramente, io questo poi non lo so sinceramente, mi sembra certo se uno non ci vuole stare il famoso discorso, però insomma io prima di farlo partire cerco di convincerlo che qui sta bene e può fare grandi cose, perché poi trovarne uno così non mi sembra tanto facile, quindi sperare che se ne vada sinceramente non lo so, è un lusso da Real Madrid, no? Maggio che dopo se n'è andato Higuain, però avevano Ronaldo, pallone d'oro, Benzema, e allora è un lusso che si può permettere il Real Madrid. Noi nel momento in cui Higuain va via facciamo fatica, ci è andata molto bene quando è andato via Cavani che è arrivato Higuain, se dopo Higuain ne troviamo un altro stesso livello siamo bravi, però fatica faremo sicuramente a trovarne un altro così bravo. Certo, grazie mille. Grazie, Paolo. Grazie. Qualche messaggio prima della pubblicità, ringrazio per i complimenti Virgilio. Cagliecon è il meno sostituito perché tatticamente è insostituibile o perché Gabbiadini non può giocare esterno? Tatticamente è preziosissimo, per me Gabbiadini può giocare esterno. Oggi mi è piaciuto l'utilizzo della parola di Sarri che ha detto, non ha detto meno bene, peggio, difficoltà in questa fase, in quest'altra, ha detto siamo diversi se gioca Gabbiadini, ed è chiarissimo perché, perché uno che è mancino, che rientra, fase difensiva può fare qualcosa in meno, ma col tiro da fuori può fare qualche cosa in più rispetto a Cagliecon, quindi ci sono pro e contro e bisognerà valutare quando è il momento, qual è la partita,
dove può iniziare, qual è il momento dove può subentrare. Certo che Abbiadini giocherà qualche volta in quella posizione. Carrara Giuseppe, hai notato una flessione al 75esimo? No, era il Chievo che buttava palla lunga, non si poteva far altro che difendere a quel punto, non si poteva davvero fare altro e non c'era la flessione, secondo me. Questo è un anno buono, oggi Napoli correrà pazzi, al ritorno avremo i coach italiani che hanno preso contromisure e noi scenderemo di qualità di gioco, dice Rino Danola. Siamo nel paese della controtattica, ci vuole freddezza e passione. La controtattica, ma fino a un certo punto, quando fai molto bene le cose che sai fare, le continui a fare. Se si riusciva con la controtattica, dopo 4 anni che la Juventus vinceva sempre, qualcuno li doveva fermare, invece non li hanno fermati perché erano più forti, giocavano meglio e vincevano. Speriamo ora tocchi al Napoli. Io non credo molto nella controtattica. Sì, puoi fare qualche cosa, ma già il fatto che tu vada a impostare una partita sulla tattica ostruzionistica per non fare giocare bene gli avversari, una missione di forza, però è una diminuzione delle tue possibilità, quindi a gioco lungo non è che ti porta molto, non è un tipo di calcio che io adoro, questo dei coach italiani che giocano per limitare gli avversari. Alla fine sembra che si fa qualche cosa, ma tutto sommato poi alla fine, se vai a vedere, non è che fanno molto gli allenatori che ragionano così. Preferisco il Sarri dell'Empoli o il Di Francesco del Sassuolo, che con la squadra inferiore vanno a impostare la partita sempre uguale perché credono nella loro idea di gioco. Continuate a scrivere 347 490 0005, sms, whatsapp e a telefonare 081 546 6873. A tra poco. Eccoci qui di nuovo in diretta. Carminiello, forza Napoli, dice una cosa giusta, diciamo condivido, poi bisogna vedere tutte le altre cose che ha in mente Sarri per questa partita. 5-4-1, barricate, aggiungo io, non l'ha scritto lui, non hanno tanti contropiedisti, Lazar sì è buono a sinistra ma non so quanto spingerà e quanto sarà basso, è la partita giusta per far rifiatare Cagliecon e dare la possibilità a Gabbiadini di giocare a destra, avendo un giocatore che può più scardinare anche con il tiro da fuori la loro probabile difesa molto bassa, secondo me sì, poi vediamo che cosa decide domani Sarri, però secondo me è quel tipo di partite dove può giocare sicuramente anche da titolare l'ottimo Gabbiadini. Poi gli schemi di Sarri, qualcuno insiste, dice Brigida Bagnoli, Marino, DG Marino e Rugani, perché conosce alla perfezione, certo Rugani è bravo, ma non so se la Juventus lo dà al Napoli, mi sembra un po' difficile. Poi tra le tante battute che sono arrivate, qualcuna è un po' pesantuccia, non la leggo, niente di grave per carità, però preferisco non leggerla, invece una la leggo perché è simpaticissima, su Fidelef, se non sbaglio, dice Raffaele, Fidelef è ritornato a cantare con i cugini di campagna. La capigliatura di Fidelef spiega la battuta per chi non ricordasse Fidelef o per chi non ricorda i cugini di campagna, c'era qualche similitudine chiara nella capigliatura. Maggio, secondo Enzo da Calvizzano, potrebbe essere in qualche occasione l'uomo giusto per far rifiatare Cagliecon, però lui vuole lì un giocatore che comunque poi nello stretto sia bravo, e Maggio alto è un'interpretazione difensiva del ruolo, quindi non lo so sinceramente. Per quanto tempo possono correre così, si chiede Francesco da Pagani, secondo me se stanno bene di testa possono correre così, perché poi non è particolarmente dispendioso, è una squadra che corre perché ha tutti i giocatori che hanno la forza, hanno le gambe, sono motivati, hanno anche delle risorse atletiche importanti, per esempio Giorginio correva sempre anche quando giocava male negli scorsi anni, lo stesso dicasi di Cagliecon, sono giocatori che a volte hanno giocato meno bene, però se vai a vedere i 10, gli 11, 12 chilometri, tanti scatti, tante corse le hanno fatti sempre. E poi una critica che faceva Peppe d'Avellino a Higuain è non andare mai a attaccare il primo palo, soprattutto sul cross da sinistra, invece ora è riuscito a farlo su quello di Goulam molto bene. Raffaele in diretta con noi. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera. Buonasera, io sono quello del martedì, ormai sto prendendo spunto di telefonarti il martedì per il godimento del lunedì, quindi per scaramantia il martedì cerco di prendere sempre la linea per, diciamo, esternare il godimento del lunedì sera, perché poi man mano si sente sempre più convincere ormai tutti che della buona riuscita di questo allenatore, sì, e della progressione che stiamo facendo sempre in avanti. Meno uno, c'è sempre una sola persona che non riesce ancora a convincersi, però penso che fino alla fine io vorrei vedere fin quanto dice la sua per andare contro gli altri. Vabbè. Poi ti volevo dire una cosa tattica, no? Per quanto riguarda tecnica veramente, e se tu pensi che io avevo l'unico secondo. Aspetta, Raffaele, non ti sento più.
Che succede? Pronto, mi senti? Vai, adesso sì, vai. Cellulare, sto in strada. Allora, dicevo, l'unico rinforzo adesso importante che vedo dovrebbe esserci nella squadra è un rinforzo, un'alternativa al centrocampo. Sì, un'altra mezza. Sì, sono d'accordo. Non l'unico, io ne prenderei anche qualche altro, però questo è quello forse più importante in questo momento. Perché potremmo poi trovare Allan che si scarica un po'. Sì, certo, certo, vabbè, poi serve. Il suo ruolo porta a fasi calanti, perché è molto, molto, molto dispendioso il suo gioco. Sì, quindi quello un po' per tutti quelli di centrocampo. Dovrebbe avere una mano. Dovrebbe avere. Grazie Raffaele, grazie, sì. A te. Grazie. Achille in diretta con noi. Ciao Paolo, buonasera. Buonasera a te. Complimenti per la tua trasmissione. Ci siamo sentiti la settimana scorsa, però non abbiamo voluto parlare perché il telefono faceva difetti. Ah. E volevo analizzare questa situazione di Napoli praticamente in tre punti. Sì. E voglio dire praticamente che il nostro presidente è anche un po' arrogante, però a volte ci attecca negli acquisti, perché per me ha fatto tre acquisti importantissimi quest'anno. Il primo è il portiere, non so, certo, se sei d'accordo. Non ci sono dubbi. Il secondo è Alan. Non ci sono dubbi. E il terzo è l'allenatore. E anche su questo non c'è. E io definisco il signore del calcio. Quando il Napoli ha fatto questo acquisto dell'allenatore, mi auguravo che il Napoli potesse giocare come l'Empoli, cosa che effettivamente sta facendo. Il gioco di Napoli è brillantissimo, è sempre tutti in attacco, pressing in attacco, e dobbiamo andare sempre avanti così. Questa è l'idea di calcio giusta, poi se la fai con gli interpreti del Napoli è chiaro che i risultati sì, sono... Sì, perché poi alla fine non mi interessa altri acquisti, compriamo questo, compriamo quell'altro, ce la facciamo, il centrocampo, il lontano... Conta più il gioco, in questo momento. Io penso che il Napoli ha un grandissimo organico, ha tutti i giocatori che doppi ruoli, diciamo così, anche in difesa, perché abbiamo Isai che sta giocando a destra, però abbiamo Maggio che quando sta in buone condizioni non è che lo posso far rimpiangere più di tanto ai Sai. A sinistra abbiamo Gulam e Srinicci che stanno facendo quello. Poi voglio fare un complimento veramente all'allenatore, perché ci ha recuperato dei calciatori che l'anno scorso erano all'ombra di quelli che sono adesso, tipo Caleon, tipo Giorginio. Questo è dovuto al modulo di gioco che c'ha il nostro allenatore. Voglio fare i complimenti e lo voglio chiamare sicuramente il signore del calcio. Grazie. Gli altri lo criticano perché c'ha la tuta. Vabbè, ma queste sono stupidaggini. Quando lo vedo nelle trasmissioni, lo vedo dialogare, lo vedo proprio calmo. Sì, papà, ma questo non conta veramente nulla. Grazie Achille. Ti ringrazio molto, ti ringrazio. Francesco in diretta con noi. Salve, buonasera. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Allora, volevo fare un appunto. Secondo me l'unica cosa dove dovremmo rinforzarci è parecchio. Io purtroppo non ho vissuto, diciamo, in pieno come sto vivendo adesso gli anni degli scudetti precedenti. È il peso in bello vita. Questi scudetti precedenti è bellissimo, freudianamente stupendo, perché significa che questo ci serve. Vabbè, va, non dico più nulla, va bene, vai. Vabbè, non siamo scaramantici. Ti è venuta naturale, non è che l'hai preparata, ti è venuta spontanea, perciò è stata bella. Dal cuore è stata bella, sì. Lo aspettiamo da parecchio. Sì. Mi sono scocciato di vedere videocassette di Udi. Sì, stavi dicendo, sì. Dobbiamo avere un peso specifico in Lega, cioè sentire il presidente che litiga, che dice che lo dico. Ma sono cambiati i tempi, una volta erano. Ora è difficile, sono giochi. Scusami, ti do del tu. No, sto scherzando. Tu ricordi benissimo la forza di Perlaino in Lega. Sì, lo so, guarda, ne abbiamo parlato tanto. Ma era un'epoca di. Sì, guarda, ma come è cambiato il calcio? È cambiato. Di domenica è la stessa cosa con la Fiorentina, cioè c'erano almeno due o tre calciatori che andavano espulsi. E sono d'accordo con te, ma ed è tutta rose e fiori. Però Franci, fammi dire una cosa, sono cambiate due cose. Il calcio è cambiato e questi giochi si fanno in maniera diversa, io non so come ovviamente, però così la butto lì, Credo che il presidente che abbiamo attualmente non abbia, faccio l'esempio molto chiaro, si dice Perlaino andava a fare le vacanze dove le facevano Nizzola piuttosto che Carraro, li seguiva per intrattenere buoni rapporti. Voi vi immaginate De Laurentiis che va a fare le vacanze dove le fa Beretta piuttosto? Non succederà mai, dice, ma chi ti conosce, le vacanze le vado a fare dove dico io, proprio caratterialmente diverso, quindi
dobbiamo fare un altro percorso che lo deve fare lui De Laurentiis, deve capire lui qual è il percorso giusto per evitare che il Napoli sia penalizzato da qualsiasi punto di vista. Però questo qui della costruzione dei rapporti attraverso le caratteristiche che aveva Ferlaino, mi sembra che sono talmente diversi due personaggi che non possiamo pensarci. Cioè, se noi dobbiamo prendere come abbiamo perso a Sassuolo la prima giornata, che loro hanno giocato obiettivamente meglio, hanno corso più di noi, stavano meglio in campo, io sono d'accordo, sono tifoso, voglio vincere sempre, però anche da sportivo ammetto la sconfitta. Però se io devo perdere, se l'anno scorso per esempio abbiamo perso la finale di Coppa Italia e la finale di Coppa UEFA per due fuori gioco, che erano, l'errore ci può essere, però che erano molto evidenti, questo invece mi brucierebbe molto di più. Cioè, quindi io ti chiedo questo. Speriamo, io lo chiedo da anni, io dico campo. Che il Napoli dovrebbe farsi rappresentare però, in alcuni momenti, però non so se De Laurentiis con il suo carattere possa essere quello giusto per fare e per dire certe cose, lo dico sinceramente, perché lui è troppo impulsivo e se parla, ricordate l'anno scorso quello che disse dopo la semifinale di andata al San Paolo col Dnipro contro Platini, e beh, che è successo? Siamo andati lì, ci hanno picchiato lo stesso, non è stato cacciato fuori nessuno. Grazie Francesco. Ciao a te. Ciao, grazie. C'è un messaggio prima della pubblicità di Nino. Higuain sta facendo lo stesso percorso fatto da Lavezzi e da Cavani, ossia sta dando tutto se stesso per poi andare via, vedi il patto a Venezia con il fratello, lui è De Laurentiis, l'importante è che ci lasci qualche cosa tipo scudetto, l'ingresso in Champions. Io non lo so sinceramente che patto hanno fatto, poi non sempre situazioni che possono sembrare simili prevedono delle analogie, quindi può darsi che questa volta non sia così, può darsi che non ci sia la clausola rescissoria oppure che sia troppo alto. Io ricordo solo che questi due, Lavezzi e Cavani, hanno fatto sempre bene a Napoli, non solo nell'ultimo anno, così come Higuain sta facendo meglio quest'anno, ma ha fatto bene anche i primi due, non scherziamo, e quindi sono dei professionisti che danno sempre il massimo per la squadra e per loro stessi ovviamente. Poi quando ci sono queste clausole rescissorie, se trovi qualcuno che le paga, il Paris Saint Germain ha pagato quella di Lavezzi prima e quella di Cavani poi, punto. Questa di Higuain non so di quanto sia stata fissata, ma se è come dicono intorno ai 100 milioni, mi sembra abbastanza difficile pensare che qualcuno la possa versare con l'attuale situazione economica del calcio europeo. Ci fermiamo, continuate a scrivere 347 490 0005, a telefonare 081 546 6873. A tra poco. Eccoci qui, Manuel dice continuate a scrivere anche voi al 347 490 0005, come ha fatto Manuel scrivendo una cosa simpatica, poi non so se sia andata proprio così, però pare che, e lui ringrazia Berlusconi per aver scartato Sarri per l'abbigliamento prendendo Mihajlovic che era destinato a noi, meno male, grazie Silvio. Non so se Silvio, ti ringrazio per i complimenti Emanuele, non so se proprio i tempi sono stati questi, cioè se poi Mihajlovic si è liberato perché con Napoli non è andata bene nell'incontro con De Laurentiis, insomma si sono accavallate un po' le due vicende. Certo è che io l'avevo detto in tempi non sospetti che preferivo Sarri, ma in tempi non sospetti nel senso 10 giornate dalla fine dello scorso campionato, quando si era capito che andava via Benitez, si era detto una trasmissione di speriamo che si giochi il jolly Sarri, che era un jolly, che è un jolly, che è una cosa a rischio, però io dico speriamo, almeno abbiamo un'idea di gioco. Mihajlovic sinceramente era un'idea che non mi era mai piaciuta, poi vediamo quale sarà la carriera di Mihajlovic, però era un'idea che non mi era mai piaciuta e non lo vedevo adatto per l'approdo sulla panchina del Napoli, anche se poi queste cose si devono dire quando si vedono sotto i propri occhi, non si possono fare tante proiezioni, però diciamo come mia idea non è che mi entusiasmava, poi avrei potuto cambiare idea se veniva Mihajlovic e faceva bene, per carità, bisogna essere pronti sempre a fare questo passaggio fondamentale. Andrea da Roma, tifoso del Napoli ovviamente, chiude con forza Napoli, dice qui c'è aria di giubileo come nel 2000, speriamo non accada, ma speriamo proprio di no, speriamo che si giochi a calcio e basta e non ci siano sempre delle cose strane dietro un campionato. Francesco in diretta con noi, ciao. Ciao, buonasera. Grazie per questo bel intrattenimento, perché francamente è un bel momento di sport mentre si sta tornando a casa, mentre si sta finendo la giornata lavorativa. Grazie. Volevo dirti, io ho fatto radio di calcio per 20 anni e francamente sono arrivato fino alla Serie D. Ah. Sì, l'arbitro di calcio. Io fino alla Serie D sono un grande tipo del Napoli ovviamente, quindi mi rammaricavo quando non potevo vedere le partite perché stavo sui campi di calcio, quando c'era Maradona in partita. Adesso ho smesso e me le vedo e me le godo. Però sentire ancora di questi complotti che il Napoli, se era un Conte in Lega, allora viene penalizzato, ma gli arbitri che come me fanno adesso il lavoro,
stanno sul campo, ma voi pensate veramente, c'è ancora qualcuno che pensa che vengono telefonate, no, dicono no, tu no, devi vabbè, far perdere? Però, insomma, ci sono state... No, questo no, io sono sempre, odio la generalizzazione, qualcuno l'ha fatto, così come in tutte le categorie, anche la nostra, quelli dei giornalisti, sono quelli bravi, quelli corretti e quelli scorretti, anche negli arbitri ci sarà stato qualcuno che l'avrà fatto, ma pensare che un'intera categoria sia corrotta, mai detto, mai pensato, sinceramente. Ma neanche influenzabile, cioè pensare... No, qualcuno sì, però, qualcuno sì, Francesco, cioè, qualcuno sì, ci sarà stato, no? Nella storia del calcio ci sarà stato. È probabile, io per esempio ho fatto partite importanti, ho fatto Milan, Milan-Torino di Coppa Italia Primavera, c'erano Facchi in tribuna all'epoca. Voglio dire, mi sono, ho sentito forse un po' di peso psicologico, però voglio dire, sai, non quello... è pensare che l'episodio quando quello paragonato a Stevie Wonder è cieco con Bocelli e Ray Charles, ricorderete, questo, no? Che, no, vabbè, l'errore è grave, sicuramente gravissimo, ma pensare che non lo faccia a tavolino. Tutto qui, siamo sereni, siamo una squadra fortissima, se dovesse succedere qualcosa succede perché c'è un errore umano. Capita a tutti quanti, a noi Pertini. Ciao, e grazie. Auguri ancora a tutti. Grazie Francesco, grazie. Lucio a telefono con noi per l'ultimo intervento di questa puntata. Ciao Lucio, buonasera. Ciao Paolo, buonasera. Senti Paolo, ti volevo chiedere una cosa, visto che io sono un maniaco proprio della tattica, sì. E ogni partita diciamo mi metto al posto dell'allenatore e dico io che farei. Sì. Per questo Napoli-Palermo mi è venuta una bizzarra idea. Vediamo. Volevo sapere la tua posizione. Sari già l'abbiamo fatta la conferenza, quindi altrimenti se non gli andava a dire. Scherzando. Senti, no, allora ti spiego, visto che non ci capiterà molto spesso di giocare in casa contro una squadra che diciamo come uomini in campo tende più a difendersi, perché credo sarà un 5-4-1, giusto? Probabilissimo, sì, i tre difensori centrali, due esterni, Rispoli e Lazar, poi tre centrocampisti centrali, Vasquez libero di agire dietro Gilardino, in linea di massa 3-5-1-1, chiamiamolo come vogliamo. Bravo, sì. Perfetto, chiamiamolo così. A questo punto io pensavo che, visto che ci sarà probabilmente un'esigenza di far riposare Callejon, sì. Perché prima o poi dovrà riposare. Sì, ne parlavo, non so se eri tu o un altro che ha scritto anche il messaggio, commentato. No, ma a me è più bizzarra, mi sa. Ah, perché allora, però c'era un messaggio proprio uguale, vediamo la tua più bizzarra. Quindi Callejon no, e dentro Callejon no, poiché Gabbiadini anche per un fattore psicologico è il caso di farlo giocare. Sì. Come la vedi, una, per quanto possa sembrare impopolare, ma io non credo, perché il primo tempo con la Samp me lo ricordo molto bene, sì. Una riproposizione del 4-3-1-2 no. Con no, Gabbiadini e Higuain? No, Lucio, ti risponde proprio no, no, no. Perché? Non lo farei perché no, perché allora perdiamo molto in fase difensiva. Tu pensa oltre ad avere qualche problema nello sviluppo, nell'ampiezza, quando ci mettiamo 4-3-1-2, poi loro fanno tre difensori centrali, tre centrocampisti centrali, quindi andare centralmente andiamo a sbattere contro il muro, dobbiamo farli allargare, quindi abbiamo bisogno del 4-3-3 con gli esterni, e quando loro eventualmente ci ripartono con i due esterni, soprattutto Lazar, se non abbiamo il nostro esterno dobbiamo far uscire la mezzala e fargli fare una corsa orizzontale che a me non piace. Sì. Quindi io lo scarterei sempre, e domani anche in particolare, ma sempre lo scarterei, la scarterei questa soluzione del 4-3-1-2. Gioca Gabbiadini, benissimo, parte da destra, poi si accentra, ma parte da destra. Nella fase passiva 4-1-4-1 fa quello che parte da destra. Lucio, ti devo salutare, grazie per la domanda che mi ha fatto parlare di tattica, come piace a me, lo faremo ovviamente anche domani nell'appuntamento con 4-4-2, e domani lo faremo anche ovviamente poi dal San Paolo su Kiss Italia durante la radiocronaca di Carmine Martino con il mio commento tecnico, ma noi ci risentiamo però domani prima per 4-4-2 dalle 18 alle 19 come sempre su Kiss Napoli, radio ufficiale della società sportiva Calcio Napoli. Grazie a Maurizio Sinopoli in regia, un saluto da parte di Paolo Del Genio, ora Walter De Maggio con il governatore De Luca, poi Lucio Pengue, questi gli appuntamenti da non perdere.